Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Un buon pomeriggio da parte di Cristian Siciliani. Al via il processo sportivo, primi patteggiamenti in attesa del filone della Procura di Bari. Parleremo anche di calciomercato perché il Bari ha ufficializzato in queste ore l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto della metà di Antimo Iunco, attaccante del Chievo Verona. Ne parleremo con voi allo 0850119998 e con il mio ospite di oggi, tecnico di calcio dilettantistico, Valeriano Loseto. Buon pomeriggio Buon Valeriano. pomeriggio a te, Cristian, e grazie per l'invito. Beh, poi sei una gradita presenza anche perché Valeriano alla fine qui a Bari, se dici Loseto, dici Bari. Sicuramente, voglio dire, la mia famiglia ha scritto qualche pagina Di storia, dell'AS sì. Bari, di calcio del Bari, e quindi non, è giusto che sia così, insomma. Eh sì, abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea, allora prendiamo subito una prima telefonata. Pronto? Ciao Cristian, Daniele. Ciao Daniele. Cristian, secondo te, secondo Lusito, è un colpo abbastanza affidabile Iunco oppure era meglio tenersi Marotta, però visto il campionato precedente? Poi niente, volevo chiedere un'altra cosa. Per quanto riguarda appunto le fasce, si parlava di Barraco, di qualche altro sulla fascia, cioè, non si sa niente di questi giocatori. Ciao, grazie. Grazie Daniele, grazie per il tuo intervento. Beh, Iunco un buon colpo, soprattutto in termini di qualità ed esperienza, va ad arricchire il reparto offensivo della formazione di Torrente, farà parte ovviamente del tridente titolare. Si parla in attacco anche di Lazarevic, un esterno offensivo nell'ultima stagione a Padova. Per quel che riguarda Iunco, Valeriano, a microfoni spenti, mi dicevi che tu l'hai anche affrontato proprio agli esordi, no? Di carriera. Sì, sicuramente Junco ha mantenuto tutte le promesse che si dicevano su di lui, no? Giocava nel Brindisi ed era un attaccante, una seconda punta di grossa caratura tecnica, l'ha dimostrato nel corso degli anni, non a caso si vincono diversi campionati, lui ha fatto bene sia a Verona che a Torino. Ripeto, Junco per me è un buon colpo per il Bar perché garantisce un po' di estrosità anche al reparto avanzato. Certo, soprattutto perché poi questo Bari mancava un po' davanti, perché avendo perso poi due giocatori come Stoian e Forestieri serviva ad avere un elemento di maggiore Sì, esperienza e anche perché affidabilità. lui è, cioè, un attaccante, non è una prima punta, è un attaccante completamente diverso da Marotta, giocherà sicuramente sull'esterno, un uomo che Eh salta sì. all'uomo e punterà la porta, e comunque un buon colpo. Lo vedi bene, in questo momento il tridente dovrebbe essere Galano, Caputo, alla fine proprio Junco, un tridente che ti piace. Sì, sicuramente. Sono contento del fatto che gli sia data una possibilità sin dall'inizio a Cristian Galano, che è un elemento che conosco dai tempi della primavera, e sono contento per lui. Magari manca un po' di peso a livello fisico in attacco, però poi si vedono giocare tante squadre ora senza il classico Eh sì, è centravanti. vero. Quindi, però credo che sia Galano che Junco e Caputo possono garantire qualcosa di bello al Bari. In ogni caso il direttore sportivo Guido Angelozzi lavora anche per reperire un terzino sinistro a questa squadra. Al momento il Torrente sta adattando defendi in quella posizione, servono ancora due centrocampisti e comunque si cerca ancora e anche un altro esterno offensivo. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Cristian. Sì, ti sentiamo, vai. E tutto macello, che ne Sì. sai tu? Non si capisce più niente. Beh, Junco, meglio di Orlando, il furioso, quel che voleva prendere il Bari. Ci accontentiamo. Attaccante della Paganese Orlando, sì. Dai, Junco un buon colpo, dai, in questa situazione qui di Torrente. difficile. Sì, vai. Torrente. Mo' deve adattare defendi in difesa. Allora l'hanno definito sul giornale il nuovo Zambrotta. La Zambrotta dei poveri. Non si capisce più niente qua. Mo' Torrente deve fare come a Lino Banfi. Lino Banfi dettava il modulo a farfalla. Invece Torrente deve adottare il modulo già adattato. È un casino, non si capisce più niente. Grazie, Mi è grazie mafioso. per il tuo intervento. Valerio, Colorito. sì, scherziamo anche un po', perché ovviamente Torrente si trova comunque a lavorare in condizioni sempre non facili, perché è ovviamente un mercato ancora aperto, dei ruoli scoperti. Ti chiedo che giudizio hai proprio tu di Vincenzo Torrente come tecnico, anche alla luce poi di quello che ha fatto nella passata stagione. Bah, diciamo che comunque Torrente un po' i risultati li ha ottenuti in Lega Pro, no? Non si vincono a caso due campionati di Lega Pro.
credo che l'anno scorso sia stato comunque alla fine fare 52 punti per il Bari tanta, tanta roba. Magari con qualche elemento in più a sua disposizione sarebbe riuscito a concludere qualcosa di ancora più bello. Sì, magari anche sul piano proprio del gioco e dello spettacolo. Sì, sicuramente. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Salve, sono Rocco da Bari, saluto il presentatore e il suo ospite. Ciao Rocco. Una Grazie, cosa buonasera. importante è questa, che sto leggendo anche Masiello sta dicendo altre Eh sue sì, rivelazioni. A assolutamente. questo punto Masiello sicuramente deve togliersi di Sassolini dalle scarpe. Sia lui che mi Voi conosce, cosa ne pensate? No, ma perché a questo punto se è stato già indagato abbastanza, adesso potrà anche dire che nel 2006 il Bari ha fatto questo, nel 2005 mi ha non so, facendo una battuta, ma questo Masiello qui si deve togliere i sassolini sulle scarpe. Voi cosa ne pensate? Grazie Rocco, grazie per il tuo intervento. Alla fine di Valeriano il processo va avanti, però la Procura di Bari ha allargato nuovamente l'inchiesta dopo le recenti nuove rivelazioni di Micolucci e Andrea Masiello che tirano in ballo altre partite, soprattutto in riferimento al Bari di Antonio Conte. Si parla di partite contro Treviso, Piacenza, Salernitana. Ovviamente sì, magari questi giocatori ora anche per alleggerire poi quelle che sono le Per loro pene discolparsi un attimino. cercano un po' anche ora di tirare in ballo altre partite, però poi ci vogliono prove concrete, no? Tu che Certo. idee ti sei fatto di tutto questo alla fine, Ma quello che sta sicuramente accadendo? bisognava vivere la situazione, però no, sono cose che sicuramente fanno male al calcio, fanno male sicuramente alla tifoseria del Bari, perché io non mi spiego il fatto che gente che può permettersi di stare 2 o 3 mesi senza uno stipendio possano fare delle cose del genere. Eh sì, è davvero, davvero È scandaloso. qualcosa di incredibile, perché poi c'è il discorso della lealtà, no? Della propria dignità. Sì. Se loro hanno fatto una cosa del genere, significa che non sono uomini con un certo tipo di lealtà e di dignità. Sicuramente. Tutto diverso, no? Tu Tutto un altro hai vissuto, calcio sì, hai vissuto altre rispetto. Io ho esperienze, no? avuto la fortuna, o la sfortuna di crescere in un settore giovanile dove per riuscire ad emergere in prima squadra dovevi soffrire tanto, perché non potevi fare, togliere il posto a gente come Losetto, De Vrizio, Sì, Carrera, più ne ha più assolutamente. ne metta. Però voglio dire, ed erano signori che avevano una loro dignità. Invece oggi come oggi il calcio è diventato solo Dio denaro, e se gente del genere ritorna a dire ha fatto una cosa del genere, perché dignità non ne ha. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian Cosimo da Bari. Ciao Cosimo. Un saluto al tuo ospite, saluto e Buonasera. complimenti per la gloriosa famiglia Losito che ha sempre onorato la maglia e la città di Bari, voglio dire. Assolutamente, hanno fatto la Grazie. storia e rappresentano E ancora poi una tuttora cosa Bari. importante, siccome hanno respinto il patteggiamento di Conte, praticamente hanno deciso di non accettare il patteggiamento dei 3 mesi da 200.000 euro di multa, probabilmente si andrà a processo vero e proprio Ora, per questo lo Conte. andrò a verificare perché non ho No, no, ultime no, proprio no, no, notizie. appena. No, è appena uscita la notizia che hanno rifiutato il patteggiamento di Perché Conte, sapevo che Conte figurati. aveva una sorta di accordo di patteggiamento 3 mesi, sì. 3 mesi, 200.000 euro di multa, che 200.000 euro erano un mese e mezzo Sì, 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 rifiutato. sì. Rifiutato, si farà il processo. È possibile che questo accada anche per il Bari? Domanda. Ciao. Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, saremo a vedere per quel che riguarda Antonio Conte. Il Bari sicuramente andrà al patteggiamento. So che ci sono state le prime richieste di Palazzi di un punto di penalizzazione al Torino, un'ammenda di 30.000 euro e anche di 5 punti al Siena. Io spero davvero che il Bari non, alla fine non vada, diciamo, Valeriano anche allo scontro e riesca a patteggiare anche una pena di 6 punti di penalizzazione, sarebbe già tanto. Buono, Sì. sì, infatti. Partire con più di 6-7 punti di penalizzazione sarebbe un handicap molto, molto pesante per il Bari, no? Staremo a vedere poi quale sarà alla fine l'effettiva richiesta di punti di penalizzazione, quanto il Bari riuscirà alla fine a ridurre questa sanzione. Ricordiamo che il processo partirà venerdì alle 9.30, quindi ne sapremo di più anche su quella che poi sarà la linea difensiva del Bari. 085-01-9998 il numero per intervenire in diretta. Valerio, tu sei anche qui perché poi hai da poco intrapreso, no, 3 anni la carriera di allenatore di calcio dilettantistico, hai portato già primi risultati. Perché all'esordio con l'AIA Pigia hai vinto una Coppa Italia di promozione, poi 2 anni fa sulla panchina del Corato è arrivata
la vittoria del campionato, la vittoria della Coppa Italia, dunque già una carriera di tutto rispetto, nell'ultimo anno un'altra stagione a Corato, alla fine sì, è stata diciamo che un inizio già comunque importante. Un inizio dove magari abbiamo dimostrato di poterci stare tranquillamente nel mondo dilettantistico, no? Uno si impegna a fare sempre bene, a fare qualcosa sempre di più importante, però evidentemente il fatto che oggi sia fermo, come magari possa essere fermo tanti altri miei colleghi, non dipende solo dal fatto di sapere o meno allenare. Purtroppo nel mondo dilettantistico i risultati poi in questi due anni parlano dalla tua. Oddio, se non basta più un curriculum da parte di un allenatore, il fatto di aver vinto qualcosa, non so cosa possa bastare. La verità è che magari si va alla ricerca di qualcos'altro e trovi gente disposta o a fare qualsiasi cosa, pur di allenare o far parte di determinate squadre. Purtroppo poi alla fine questo non è più calcio, perché si va in altri ambiti. Valerio, ne parliamo tra pochissimo, perché dobbiamo andare in pubblicità, poi affrontiamo anche questo argomento. A tra poco.